nei tanti che guardi e ti bellini. Repubblica quei tempi costumava, si batte ai cortonesi e gli aretini, fece d'ogni partito guerreggiava. I fisani si batte anche i fiorentini, piena con la Maremma contrastava, chiusi che si batteva contro Volterra, non vi era posto che un facesse guerra. Cos'è lo Tavarino? Tavarino è una cosa che uno ha di dentro, no? Quando uno ha in mente, diciamo, un qualcosa, un concetto, un qualcosa che gli accade, spesso viene trasformata in versi, perché rende efficace, diciamo, il concetto stesso o, diciamo, il modo in cui viene esternato il concetto, no? Richiede attenzione misto a ironia e anche a serietà, cioè la poesia è fatta di vita, cioè uno stile, un po' di vita, no? E puoi cantare una poesia ironica, di battute e anche, diciamo, concetti seri. È una bella passione, naturalmente, è un qualcosa che nasce da di dentro. È chiaro che è una cosa strana, perché non è che uno poi vuole imparare, non si può imparare e non si può neanche insegnare. Ci vuole che uno l'abbia dentro e poi naturalmente si può perfezionare, quello sì. Però ci vuole un qualcosa che hai di dentro che ti spinge a comporre versi. Ecco, all'improvviso una bella dimestichezza con le rime, una discreta memoria, un po' di conoscenza, un po' d'allenamento e fanno sì che venga fuori questo poeta, la poeta è una parola grossa, insomma, questo estempore cantore. Insomma, vabbè. Emilio Meliani da Pontedera, due ottave di saluto. La senti? Siamo venuti a frotte e a reggimenti, l'anno trascorre ed ecco viene aprile, si risvegliano gli estri e i sentimenti e ognuno viene qui col proprio stile, si alterna gioia e dolor. Sono i momenti, un mondo a volte che ci sembra ostile. Hanno cambiato i colori in questa stanza, perché verde è il color della speranza. Ma tutti quanti si cammina e avanza il sentimento ognun che è della pace, che lo ricerca faticando e a oltranza, sperando il nostro canto sia efficace. L'attenzione che regna in questa stanza rendano il mio verso assai efficace, e mescolo passione e sentimento augurandovi un buon divertimento. Beh, la poesia in ottava rima, come ogni altra forma di espressione, è un linguaggio. È un linguaggio a sé stante, è un linguaggio che, beh, tutti lo capiscono perché è italiano, capisco gli italiani, insomma, chi capisce l'italiano. Però imparare a improvvisare in ottava rima, no? È un po' come rimparare un linguaggio da capo. Tant'è che o uno ce l'ha dentro, e tutti i poeti ce l'hanno dentro, perché è brutto dire si fa una scuola d'ottava rima, non si insegna l'ottava rima, si dà delle dritte. È un po' come il disegno, no? Se uno c'ha la mano la si può allenare e ci tiriamo fuori l'artista, ma se uno la mano non ce l'ha, può fare tutte le accademie e risulterà sempre un pittore mediocre. Per cui l'ottava rima è un linguaggio. È un linguaggio che in qualche modo permette a volte di dire anche tutto quello che si pensa
senza necessariamente irritare le persone che ascoltano, perché l'ottava rima dietro di sé c'è una cerimonialità e questo è un fattore importante da tenere in considerazione. Il poeta canta non tanto perché la melodia che usa è una melodia affascinante, anzi, direi che è piuttosto una cantillazione, direi che è una nenia, direi che un qualcosa in fin dei conti potrebbe anche risultare noioso. Però in qualche modo il poeta contando cerca di far sì che chi l'ascolta vibri con lui, perché poi in realtà le cose vanno d'accordo quando vibrano, vanno in armonia, no? Quando diciamo io sono in sintonia con quella persona, cioè sono sullo stesso tono. Per cui è bello. Quello che è il linguaggio, è una forma, diciamo anche virtuosistica di espressione, una forma d'aggregazione, è una forma di raffronto con gli altri poeti. È una forma di duello, è una forma di convivialità, una bella cosa. Io compro un corpo per alcune ore, dopo lo lascio e non c'ho più pensato, senza coinvolgimento e senza stima, io me la spasso sempre e più di prima. Semplicemente in toscano è gioco facile, perché ci sono molte parole che rimangono nel parlar corrente toscano e magari in altre regioni d'Italia sono sparite, che nel vocabolario vengono riportate con la croce e che in toscano ancora conservano dei significati che potevano avere nell'Ottocento. Mi viene in mente, per dire, ecco, un vecchio toscano quando a Natale ci si ritrova per giocare a tombola non va a dire i numeri tiro io, ma dirà i numeri sortisco io, cioè estragga a sorte. Ma chi è oggi che dice sortisco? Toscano. Ma siccome sono dei temi ovviamente che in un'esibizione poetica, specialmente qui a Ribolla e anche un po' nella Toscana stessa, piace sentirli almeno una volta nella serata di poesia, no? Quindi inevitabilmente il tema politico viene chiesto, in questa zona parlo, se si va nel Lazio escluso totalmente la politica non viene mai cantato, qui sì, è chiaro che Ribolla è una città di minatori, un posto dove la sinistra era radicata, le lotte partigiane, è chiaro che qui c'è un'influenza particolare nell'ascolto di questo. Però penso che dipenda tanto anche dai momenti storici. Quando c'era, per esempio, ecco, Berlusconi era molto più sentita che ora. Ora, naturalmente, a me anche stasera, oggi mi hanno fatto ricantare perché è un tema che naturalmente vogliono sentire almeno tutta la sera un tema e me lo fanno fare sempre a me e al mio amico Nicolino, perché siamo un attimino forse anche più appassionati a quel genere. E a Ponte d'Era che te eri un uomo di decoro, con te la maggioranza allor si schiera, cercasti d'accordo anche con Moro. Se tu mi dici che è una cosa avvera, anch'io ho seguitato quel lavoro, quindi a me non me ne fa processo se con la DC cerco il compromesso. Io francamente ora come ora canto più volentieri anche da altre cose, ecco, anche se poi io sono nato un po' col tema politico, perché in questa zona qui specialmente tutti di sinistra, io che di sinistra non sono, venivo sempre stato rispettato, per questo grazie a tutti gli organizzatori, però ho sempre potuto esprimere quello che pensavo con gli applausi e con la gratitudine, quindi penso che sia più che altro prettamente toscano, Ribollina in primis, però anche Arezzo, diciamo, anche diciamo Firenze, un temettina politico gli piace sentirselo cantare almeno nel corso della serata. Ecco. Io insomma un po' allungato la minestra e ho preso i voti un po' a sinistra e a destra. Il metro poetico che usano gli improvvisatori a braccio è un metro antichissimo, perché parte dal 1300, quando Boccaccio, tornando d'Italia dalla Francia, iniziò ad usare
questi versi di 11 sillabe per una stanza appunto di 8 versi. E essendo i poemi epici nati da quel periodo, tutti scritti in ottava rima, arrivando al popolo, però questa è la mia interpretazione personale, quando il popolo iniziò a studiare, a leggere con frequenza questi testi e poi iniziare ad usare la stessa stanza per improvvisare le proprie esperienze personali, i propri vissuti, le proprie avventure, questo metro poi è rimasto ed è arrivato fino ai nostri giorni. È un metro naturalmente popolare, è formato appunto da 8 versi endecasillabi, i primi 6 sono alternati, gli ultimi 2 baciati. La regola vuole che il poeta che risponde a quello che ha appena cantato debba per obbligo riprendere la rima che è stata appena lasciata. E diciamo che il modo migliore per esprimere l'arte in ottava rima, nella nostra ottava rima, è quella del contrasto, cioè quando due poeti contrastano difendendo uno una parte e uno l'altra. E pace. Invito i poeti Enrico Rustici e Pietro De Acutis. Adesso si sceglie. Il cuore assai mi dole e mi si serra, il sentimento davanti al tuo arsenale, te che sei un cultore e della guerra la porti nel confine internazionale, ma il più intuito vedete che non era, dice che lui è lo schiavo del capitale, la guerra rende i popoli più tristi e non ben godi per i capitalisti. I risultati la storia li ha visti, la guerra forte sai è la panacea. La Francia che ha vissuto giorni tristi quando il nemico in casa essa lo aveva. Reazionari coi preti, quelli misti, scaderorno la guerra di Vandea. Se avesser vinto con la loro azione avremo ancora il Papa che è padrone. Ma il risultato di quell'equazione, vinsero altri ma non cambiò il vento. Guarda l'Italia tricolore nazione che il Papa regna dentro il Parlamento. Questa per voi è una costernazione, io nella pace invece mi ci metto. Pace in Italia, i preti assai lontano, rompi le palle dentro il Vaticano. Della Dio
ramo in mano. Ma quest'Italia che un tempo fu insana, anche quello credente non fu vano che in un momento è uscito dalla tana. Anche lui ebbe quel fucile in mano, ti parlo della guerra partigiana. Pur se è passata, pure se è vetusta, io la ritengo ancora una guerra giusta. Quando si fa un'esibizione e c'è un contrasto, non si proclama un vincitore. Il vincitore alla fine, usando una rima in tasca, alla fine chi vince la poesia, diciamo, no? Però in realtà il vincitore è quello che è riuscito a trovare quante più situazioni, quante più vocaboli, quante più cose da inserire nel contesto. Il fatto della teatralità, secondo me c'è da fare una distinzione. Quando si fa un'esibizione in pubblico, quindi normalmente su un palco, anche se a volte sono palchi improvvisati, però stando sollevati rispetto alle persone che ci ascoltano, lì la teatralità ha una sua importanza, perché magari il poeta che naturalmente gesticola o naturalmente fa, sicuramente è visto in maniera diversa da quello che timidamente magari non riesce a essere molto coinvolgente, mentre il contrasto a tavolino, cioè quando si sta seduti, lì la teatralità non conta, lì conta l'importanza delle cose che si dicono, anche perché normalmente gli uditori di un tavolino sono proprio gli appassionati o magari anche altri poeti che hanno sicuramente un orecchio diverso, e lì insomma gli scamotaggi ce ne stanno pochi, teatralità ne serve poca, serve il verso, serve l'endecasillabo, serve la conoscenza, serve la genialità quando c'è il momento. Quindi c'è da fare una distinzione fra l'esibizione, che se ne vedono molte, e lo scontro a tavolino, forse se ne vedono un po' meno, forse è quello che manca un po' a noi giovani, ma che in realtà è la, insomma, è il momento più importante del cantare in ottava rima. Analeggia i venti della primavera, quando di maggio il canto si risente, muove le foglie, l'avvenire spera. Mi mette sempre tutti a dura prova, ripeto a tutti quanti, è proprio brava. Adesso mia signora ti saluto, e per il suo nome ti faccio, ti dico questa è la prima volta che sono venuto. Che sono proprio belli e rivestiti dai più grandi.
grandi fino ai più piccini.